È stata per me una profonda emozione visitare nel 2005 i luoghi dove il 6 giugno 1944 avvenne lo sbarco degli alleati anglo-americani e ripensare alle migliaia di soldati che diedero la loro vita per la libertà e la democrazia, contro la ferocia e la stupidità del nazifascismo. Anche le croci bianche di questo cimitero americano a Colleville-sur-Mer non possono lasciare indifferenti. Costa della Normandia sono rimaste, orribile museo a cielo aperto, le postazioni tedesche, dove, indottrinati da un folle, altri soldati attendevano l'arrivo del nemico, con i cannoni che dovevano dare la vittoria e hanno portato alla morte. A Romanche-les-Bains, con i resti sulla spiaggia del porto artificiale che servì per lo sbarco di mezzi pesanti, ho visitato il museo dello sbarco, ricco di armi, oggetti militari, modelli di navi e di uomini, fotografie.
Vicino al museo, un cinema circolare a 360 gradi proietta un filmato sugli avvenimenti di quell'impresa. Inservibile, come dovrebbero essere tutte le armi.